Dal 28 giugno al 30 agosto torna a San Lorenzo al Mare la rassegna Due parole in riva al mare, festival estivo di incontri con l'autore. L'evento è stato presentato stamani nel palazzo della provincia di Imperia. Vediamo. Questa è la settima edizione di Due parole in riva al mare, Due parole in riva al mare 2018, in collaborazione con diverse realtà. Quest'anno abbiamo il patrocinio del comune di San Lorenzo al Mare, che come sempre ci ospita e ci sostiene in questo festival. Abbiamo il patrocinio del comune e della provincia, una cosa molto importante per noi. Quest'anno l'associazione culturale Due parole in riva al mare ha sostenuto in tutto e per tutto la rassegna. Ha creato delle collaborazioni importanti con dei gruppi di lettura di Imperia, gruppi di lettura di giovani lettori e gruppi di lettura anche di Savona. Saranno infatti loro in più interventi ad intervistare, fare da mediatore ed aiutarmi nella cura delle presentazioni. Iniziamo giovedì 28 giugno con il nostro ormai tradizionale trekking letterario al chiaro di luna, guidati da Barbara Campanini, una guida certificata naturalistica, e con un grande ospite d'eccezione che è Chiara Trevisan, la lettrice vis-à-vis, che durante l'Anello di Cipressa, quindi un vero e proprio trekking, farà delle letture con il tema La casa altrove, quindi il tema di camminare. Poi via via ci sarà il 4 luglio Matteo Losa, che presenterà Piccole fiabe per grandi guerrieri, Frank Lotta, che presenterà Il ritorno alle terre selvagge, un libro sui viaggi e sulla ricerca della felicità e di se stessi, Chiara Moscardelli con Teresa Papavero e la maledizione degli strangoragalli. Così tutti i mercoledì di luglio ed agosto ci sarà una presentazione in piazza al mare, a San Lorenzo al Mare, alle ore 21. Si chiuderà poi con un evento speciale il 30 agosto, che è un giovedì. Verrà celebrato il Louise Celebration Day, curato da Leslie Pario, una dottoressa biologa nutrizionista di Imperia, che è appunto una docente Louisei. Celebreremo un anno dalla scomparsa di Louisei, una giornata che verrà ricordata in tutta Italia e anche in altre parti del mondo, con un mini corso gratuito Puoi guarire la tua vita. Poi vi daremo tutti i dettagli per ogni giornata. Vi ricordo che poi c'è la collaborazione importantissima quest'anno di Borgate dal Vivo, il festival itinerante più lungo d'Italia, perché è già iniziato settimana scorsa a Ventimiglia e girerà per tantissime regioni, in Liguria, in Lombardia, in Piemonte, per far rinascere i borghi alpini. E farà due tappe a San Lorenzo al Mare e porterà Rosella Postorino il 1° agosto per presentare le assaggiatrici dell'edizione Feltrinelli, quest'anno finalista Premio Campiello, e anche Valentina Farinaccio il 27 luglio, sempre a San Lorenzo. Quindi tante collaborazioni, tanti eventi per Due parole in riva al mare 2018. Sempre in merito alla rassegna estiva dedicata ai libri a San Lorenzo al Mare, ascoltiamo ora le dichiarazioni di altri protagonisti intervenuti alla presentazione ufficiale. Oggi siamo a presentare la settima rassegna di Due parole in riva al mare, organizzata dalla stessa associazione Due parole in riva al mare. E quest'anno, nella settima rassegna, c'è anche la collaborazione dell'Ufficio di Parità della provincia di Imperia e della Regione Liguria che io rappresento. Perché promuovere Due parole in riva al mare? Perché è una rassegna di libri, una rassegna molto ricca, è un modo per parlare di uomini e di donne. Saranno presentati libri importanti, interessanti, avvincenti, a grande titolarità femminile, ma anche maschile, perché questo è il bello della parità di genere. Ci sarà un calendario molto ricco, un modo di stare insieme alle persone leggendo, assaporando i libri e respirando la vita letta e raccontata dagli uomini e dalle donne. Una bella iniziativa culturale che continua, e un ringraziamento doveroso al Comune di San Lorenzo al Mare,
alla Regione Liguria e a noi di provincia, che ancora una volta ci siamo anche attraverso l'ufficio di parità, quindi non è solo il patrocinio ma un sostegno, con la consigliera di parità provinciale e regionale Laura Moretti, che porta avanti tutte quelle iniziative culturali che possano anche avere un ruolo sotto questo profilo. Chiaramente è una bella iniziativa che fa pubblicità al territorio, le edizioni precedenti sono andate molto bene, siamo certi che anche questa sarà bella e sarà in grado di attirare tante persone, di coinvolgere tante persone. Quindi appuntamento a San Lorenzo al Mare per Due Parole in Riva al Mare. Quest'anno è la 7ª edizione di Due Parole in Riva al Mare, è una manifestazione che è partita appunto quando io ero ancora sindaco, perché grazie alla Nadia Schiavini e alla libreria Mondadori che si sono proposti per poter fare questa bella, bellissima manifestazione, è proprio la presentazione di questi libri giù sulla riva del mare a San Lorenzo. Ogni anno, diciamo così, che va sempre, migliora sempre, sempre più bello, cercano sempre di dare nuovi input, nuove personalità, nuovi scrittori che vengono a presentare i loro libri. Quindi io sono solo contenta di continuare come Comune di San Lorenzo a aiutare questa manifestazione. Quindi insomma quest'anno comincerà, da mercoledì prossimo cominceranno nuovamente le serate e vi aspettiamo tutti. Torna per la 5ª edizione l'appuntamento con Cervo ti strega, il 22 giugno alle 21.30 è in programma la serata con i finalisti del premio Strega 2018 e il 9 luglio quella con il vincitore. La rassegna è stata presentata in provincia Imperia. Vediamo! Per Cervo è un appuntamento importante. Noi dell'amministrazione comunale siamo convinti che la cultura alla lunga paghi. Difatti abbiamo puntato tutto, stiamo puntando tutto sulla cultura. Oltre allo Strega abbiamo il Festival, che sono 55 anni, però anche con lo Strega stiamo andando avanti bene e porta gente, abbiamo portato scrittori di livello nazionale a Cervo. La giunta di Cervo ha deliberato di creare le vie della memoria, le strade della memoria. E infatti ogni anno creeremo una targa da inserire in una casa dove hanno vissuto artisti di fama internazionale, pittori, musicisti e in questo caso letterati. La prima targa la inauguriamo proprio il 9 luglio e sarà dedicata a Orsola Nemi e Henry First, coloro che avevano una stretta relazione, comunicazione con la Fondazione Bellonci, e in questa casa hanno vissuto, hanno trascorso un periodo della loro vita. Siamo molto felici di presentare la 5ª edizione di Cervo ti strega, per il 5º anno consecutivo che porteremo a Cervo i 5 scrittori finalisti del premio Strega 2018 il 22 giugno in una serata magica sulla Piazza dei Corallini, che sarà condotta per la prima volta da Maurilio Giordana, conduttore di Radio Onda Ligure, e poi il 9 luglio insieme a Dario Vergassola, che anche lui sarà per la prima volta a Cervo, condurrà intervisterà lo scrittore che risulterà vincitore del premio Strega 2018. Perciò niente, siamo molto felici, c'è molta attesa per questo, è un'edizione particolare per il premio Strega di Roma ed è molto bello che per il 5º anno si sia potuto diciamo confermare questo impegno da parte della Fondazione Bellonci e da parte del Comune di Cervo e di tutti noi insomma che ci lavoriamo per portare il meglio della letteratura contemporanea nel borgo di Cervo, che comunque già tutto l'anno si è prodigato per portare grandi scrittori nel paese, nella riviera di Ponente. Ci saranno inoltre 5 scuole della provincia di Imperia che partecipano alla giuria nazionale del premio Strega Giovani. Quest'anno veramente sono tante, è il primo anno che abbiamo 5 scuole liguri, c'è cioè il liceo Aprosio di Ventimiglia che è la prima volta che partecipa, c'è il liceo Cassini di Sanremo, l'istituto Aicardi di Sanremo che si occuperà anche dell'allestimento floreale sulla Piazza dei Corallini, l'istituto Ruffini di
Imperia, che si occuperà inoltre dell'accoglienza sulla piazza con i ragazzi, e il Liceo Vies di Imperia, che è stato il primo a partecipare fin dalla prima edizione nel 2014. Da questo libro di Philip Roth, che è uno scrittore statunitense al quale vogliamo rendere omaggio perché è morto il 22 maggio, quindi pochi giorni fa, ha scritto questo libro intitolato Nemesi, al termine del quale vi è una riflessione, e da questo passo presente alla fine del libro possiamo trarre una riflessione sulla letteratura. Infatti viene descritto il lancio di un giavellotto che possiamo interpretare appunto come un gesto che rimane eterno grazie appunto alla letteratura. Per gli amanti dello champagne, giovedì alle 21 su Imperia TV andrà in onda una puntata speciale di Vini e Sapori di Liguria condotta da Antonio De Via ad Alassio, tutta dedicata al più famoso vino di Francia. Torna giovedì sera nella chiesa di Pieve di Teco l'orchestra di San Pietroburgo, un appuntamento di grande richiamo e prestigio. Vediamo! Giovedì alle 21 nella collegiata di San Giovanni Battista a Pieve di Teco tornerà ad esibirsi l'orchestra classica di San Pietroburgo guidata dal maestro Aleksandr Kantorov. L'orchestra sinfonica statale di San Pietroburgo classica è stata fondata all'inizio degli anni 90 e in poco tempo è diventata una delle orchestre più note, riconosciuta sia dalla critica che dal pubblico. Il suo ampio repertorio spazia in varie epoche e vari autori. Il fondatore e direttore artistico, l'artista benemerito della Russia Aleksandr Kantorov, è noto al pubblico non solo per il suo talento di direttore, ma anche come eccellente narratore. Grazie alla sua abilità ogni concerto diventa una festa. Il concerto di Pieve di Teco si terrà in occasione proprio della Festa della Musica 2018, patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali, e per l'occasione sarà presente in rappresentanza del Comune di San Pietroburgo la signora Olga Bogomazova, consigliere dell'assessore alla Cultura, Turismo e Sport, che leggerà una lettera del governatore di San Pietroburgo indirizzata alle autorità di Pieve di Teco. L'ingresso è gratuito. Il tradizionale concerto di Ferragosto della provincia di Cuneo, giunta alla 38ª edizione, si terrà in Valle Po. Grazie a una convenzione sottoscritta dall'ATL Cuneo, la musica sarà protagonista a 2000 metri nel comune di Paesana, nel Parco del Monviso, patrimonio dell'UNESCO. Vediamo! Sicuramente una montagna simbolo per il Piemonte, lo sarà per il concerto e per tutto il territorio attorno. Puntualizzo, sarà il concerto della riserva della biosfera del Monviso, una riserva UNESCO importante, e quindi la valorizzazione e la valorizzazione di tutto il territorio. Ma è sicuramente importante perché ha un'evidenza a livello nazionale significativo, quindi possiamo davvero pensare che abbia una ricaduta sulle attività turistiche e commerciali significative di tutta la zona, ma sarà un'occasione bellissima per chi verrà per conoscere dei territori, dei luoghi, dei paesaggi stupendi. Un momento di promozione importante è il concerto di Agosto Piamone, ma sicuramente un momento importante è stato quello di riuscire a firmare questa convenzione che per i prossimi 3 anni ci permetterà di tenere questo concerto direttamente sulle montagne cuneesi. Un concerto che è una vetrina promozionale del territorio cuneese, che grazie alla diretta RAI raggiunge addirittura 1 milione di telespettatori, vetrina importante su un territorio che turisticamente sta crescendo sempre di più, e tutti questi momenti arricchiscono sicuramente il panorama internazionale del territorio cuneese. Sfondo al Monviso è quello che ci auguriamo in quel contesto, che è stato comunque scelto dalla RAI proprio perché c'era la montagna simbolo del Piemonte. Io ringrazio la regione che ha voluto dare anche visibilità alla nostra zona, quindi alla Valle Po, in questo specifico Piamone, che ripresenta per la seconda volta il concerto di Ferragosto. C'era già stato, sicuramente senza una valenza così mediatica come c'è adesso, anche grazie naturalmente alla RAI e al fatto che in tutti questi anni ha avuto sempre un maggior successo. Quando partimmo tanti anni fa, questa forse la 38ª edizione, dico bene, era partita da una volontà di costruire sulle magie, sulle emozioni di casa nostra questo grande appuntamento, che poi qualcuno ha cercato anche negli anni, non dico di appropriarsene, ma di averlo in qualche modo fuori dalle mura di casa nostra.
A parte questa piccola considerazione, oggi ancora una volta le magie e le emozioni delle nostre montagne saranno protagoniste a livello nazionale, quella giornata di Ferragosto che, come sappiamo, è la festa simbolica dell'estate di tutti gli italiani, avere l'opportunità di migrare migliaia di persone sotto il grande ombrello del Re di Pietra sarà una nuova straordinaria opportunità. Oggi potrebbe essere un'occasione in più in questa bellissima manifestazione che io penso che tutto sommato ha un padre che purtroppo non c'è più, ma forse dedicare a lui anche nel nome il concerto di Ferragosto di Gianfranco Bianco, penso che potrebbe essere una bella idea per dare rispetto e ricordo a questo grande giornalista che ci ha lasciati, ma che è stato un po' un'anima della nostra credibilità in tutti gli anni del suo lavoro, e in modo particolare il concerto è stato figlio del suo ingegno, della sua capacità di fare con la comunicazione un'immagine sempre di più positiva della nostra terra. Sicuramente si è fatto anche questo accordo triennale, devo dire anche voluto con forza dal presidente Chiamparino, che crede in questa iniziativa proprio per dare stabilità e continuità a questo momento importante di cultura e di anche presentazione delle nostre bellezze in ambito turistico. Quindi partiamo dal Monviso, si ritorna al Monviso dove ci fu la prima edizione 38 anni fa e si presenta questa nuova realtà nata che è il Parco del Monviso, una realtà vivace, nuova, operativa, importante, e insieme appunto questa organizzazione triennale che dà stabilità all'iniziativa. Quindi abbiamo messo le basi per una crescita ancora dell'evento, come abbiamo visto con soddisfazione avvenire nella scorsa estate. L'appuntamento è per il giorno di Ferragosto a Piammunè, nel comune di Paesana, alle pendici del Monviso. L'appuntamento è con questo grande concerto, Giro di Boa dell'Estate, un'opportunità per vivere il territorio delle Alpi Cuneesi, conoscere nuovi percorsi all'ombra appunto, come dicevo, del Re di Pietra del Monviso. Weekend ricco di medaglie e intenso di impegni per il centro sportivo Judo Sanremo. Gli atleti sanremesi guidati dai tecnici Andrea Scalzo, Nicola Gianforte, Ettore Guarnaccia e Pino Mastrorillo hanno infatti affrontato ben tre importanti tornei. Vediamo! Weekend ricco di medaglie ed intenso di impegni per il CS Judo Sanremo. Gli atleti sanremesi, guidati dai tecnici Andrea Scalzo, Nicola Gianforte, Ettore Guarnaccia e Pino Mastrorillo, hanno infatti affrontato ben tre importanti tornei questo fine settimana. Il primo in Francia, il secondo trofeo internazionale Adidas, nel quale si sono affrontate rappresentative della Spagna, Svizzera, Algeria, Russia, Italia e naturalmente atleti da tutta la Francia per le categorie Benjamin 2006-2007 e Minim 2014-2015. L'Italia era anche presente con la rappresentativa del Piemonte e della Sardegna. Il CS Judo Sanremo ha portato 8 atleti che hanno affrontato una lunga e dura giornata di gara. Basti pensare che l'ultimo esordiente in gara ha terminato l'incontro alle 21:30 circa. 6 su 8 si sono qualificati per il tabellone principale. Matteo Mastrorillo ha conquistato la medaglia d'argento. Nicole Di Michele guadagna invece un meritato bronzo. Federico Iezzi e Simone Notarpi, con 6 incontri disputati, di cui rispettivamente 5 e 4 vinti, si classificano 7° posto. Jody Di Michele arriva nel tabellone principale ma termina la gara dopo 2 incontri vinti ed 1 perso. Per Simone Galasso, qualificazione nel tabellone principale ma perde l'incontro successivo e non riesce a procedere nella pole. Andrea Newman e Ivan Revera fanno una bella esperienza ma si fermano ai preliminari. Tutti quanti hanno tirato fuori un forte carattere ed hanno alzato l'asticella sul loro grado tecnico, tattico e mentale.
L'angolo di Daniele La Corte ci parla oggi di problemi che gravano sul mondo ecclesiastico. Anche nel mondo ecclesiastico può accadere di tutto. I problemi che già tanto assillano Papa Bergoglio non accennano a diminuire. Ogni giorno salta fuori una grana che il pontefice con tanta e santa pazienza deve cercare di risolvere. La casa di Pietro vede sparsi per il mondo milioni di suoi rappresentanti, tanti, tantissimi, difficilmente da tenere sotto controllo. Così divampano gli scandali che passano dal business illecito con tanto di arricchimento di semplici preti o frati e porporati di rango. Ma si salva qualcuno? No, non si salva nessuno, o perlomeno pochissimi. Poi non parliamo dell'atavico problema legato alla pedofilia che ha coinvolto anche vescovi e cardinali, ma l'assurdo accompagna comunque anche la vita della Chiesa, laddove la giustizia degli uomini condanna e quella dei preti assolve. Ricordate il sacerdote di Alassio condannato in 3 gradi di giudizio per pedofilia e pertanto con sentenza passato in giudicato? Carcere, domiciliari, poi la soluzione, non sappiamo su quali basi, della giustizia ecclesiastica. Roba da matti, roba da non capire, difficile capire. Ma volete sapere l'ultima grana? Un seguace di Don Leone Deon, fondatore di un ordine nello stile dell'Opus Dei, ha denunciato un vescovo accusandolo di non aver pagato per avergli musicato una sua canzone. Siamo giunti anche al diritto d'autore violato. Il vescovo paroliere è siciliano e regge la diocesi di Noto. Il musicista è di Cuneo, ma ha registrato il possibile disco d'oro dal titolo Indimenticabile 6 in uno studio di registrazione della Liguria. Tutti pregano, ma a quanto pare, se cantano, pensano solo ai soldi. E adesso spazio ai viei eventi e subito dopo i cantieri sull'autostrada dei fiori. Indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 Savona confine di Stato. Direzione Francia, carreggiata nord, tra Borghetto e Albenga Ovest, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per rifacimento della pavimentazione dal 18 giugno al 21 giugno. Direzione Italia, carreggiata sud, tra Spotorne e Savona, chiusura della corsia di marcia per sostituzione barriere di sicurezza dal 19 giugno al 22 giugno. È il momento di dare uno sguardo alle previsioni meteo per i prossimi giorni. Domani, mercoledì 20 giugno, al mattino nubi medio-alte su centro Levante, specie lungo la Riviera, in rapido dissolvimento, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio sereno, poco nuvoloso lungo le coste, sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi con possibili isolati rovesci. Venti deboli in regime di brezza lungo le coste, calmi o deboli variabili nelle zone interne, mare poco mosso o quasi calmo. Dopodomani, giovedì 21 giugno, al mattino un po' di nubi basse sui versanti padani di Ponente, sereno altrove, al pomeriggio sereno poco nuvoloso lungo le coste, sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, ancora caldo moderato. Venti deboli in regime di brezza lungo le coste, deboli meridionali nell'interno, mare poco mosso o quasi calmo. E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, buona serata!
Salvini sul censimento dei Rom: non mollo e vado dritto. Lavoro: oltre l'80% dei contratti è a termine. Cresce la spesa delle famiglie, 2.564 euro al mese. Sul censimento dei Rom non mollo, nonostante le polemiche suscitate dall'annuncio di una identificazione dei nomadi presenti sul nostro territorio, il ministro dell'Interno Salvini torna alla carica e su Facebook scrive: se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto, prima gli italiani e la loro sicurezza. L'80,1% dei contratti attivati nel primo trimestre del 2018 è a termine. Lo sottolinea la nota trimestrale congiunta del Ministero del Lavoro, Istat, INAIL, INPS e ANPAL. Sempre più tempi determinati, soprattutto nelle imprese industriali e dei servizi. Consumi in crescita per le famiglie italiane, che nel 2017 hanno speso in media 2.564 euro al mese, l'1,6% in più dell'anno precedente. Lo dice l'Istat, secondo cui la spesa maggiore va per la casa. Aumentano le spese per servizi sanitari e salute, trasporti e comunicazioni. Resta ampio il divario nelle varie zone del paese, con 900 euro di differenza tra quanto si spende al nord-ovest e nelle isole. Dopo l'attesa in mezzo al mare, la nave 18 della Guardia Costiera, con a bordo 519 persone soccorse in mare, ha finalmente un porto in cui sbarcare, quello di Pozzallo, dove dovrebbe arrivare in nottata. Fra i migranti a bordo anche 42 superstiti di un naufragio avvenuto 9 giorni fa, in cui sono morte almeno 12 persone. E questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete consultare il sito della DN Kronos. Grazie per averci seguito. Arrivederci.